Buongiorno a tutti, un altro inizio di giornata insieme. In realtà ho provato a iniziare a fare questo video stamattina, ma abbiamo avuto dei piccoli imprevisti per cui non ci sono riuscita. Avrei voluto che mi vedeste appena truccata, cioè col viso asciutto, ma questo non è assolutamente stato possibile. Allora, sono appena tornata da scuola. Oggi ho portato Tommaso al suo penultimo giorno di scuola. Il penultimo! Siamo nel mezzo di un'ondata di calore. Sono le 9, ci saranno già almeno 27-28 gradi all'ombra, perché al sole proprio non si può stare. Sono uscita un attimo in terrazzo per respirare, perché soltanto la camminata mi ha ucciso. Oh no, si è rotto un pezzo della scala. E quindi sono un attimo fuori, perché c'è la bestiolina che si è addormentata sulla via del rientro. Ora non so se è addormentata oppure se sia proprio svenuta direttamente. No, così c'è troppo sole, perdonate il casino del terrazzo, ma qui ieri sera stavamo giocando, innaffiando le piante, eccetera, quindi il momento gioco riusciamo a farlo, il momento riordino. No, perché se riusciamo a fare il momento gioco è perché magari lei è tranquilla, mi posso dedicare 5-7 minuti a Tommaso. Poi lei ovviamente inizia lo sclero e quindi devo prenderla e riordino come dire. Sì, però così non mi vedete, cioè così. Una può parlare così? No, così, forse è meglio. Che altro vi posso dire? Stamattina è andato in onda, ancora con sta onda. È andato online un altro video, il video che ho fatto ieri, il video sul fasciatoio portatile. E niente, quindi sto ondeggiando. Perdono. Aspettate che cambio. No. Cambio braccio, ce la faccio. Quindi il video sul fasciatoio portatile, spero di fare un video, insomma, di riuscire a fare un video tra virgolette di contenuto anche oggi, di contenuto nel senso che magari vi parlo nello specifico di qualcosa. Vediamo un pochino come siamo messi con il piccolo elfo qui. Stella. E basta, mi vedrete sicuramente in un altro outfit perché questo vestito è vestito blu, zuppo. Quindi io la mattina scelgo, le lascio sia, lei so se si metterà qui mezza nuda, ha un body, il body con cui dorme glielo lascio di mattina per la tratta a casa scuola. Poi come torniamo io scelgo un vestito che so che poi dovrò mettere letteralmente ad asciugare, proprio steso ad asciugare, per rimetterlo poi per andare a prendere Tommaso, tanto mi serve solo per questa mezz'ora e poi finirà a lavare. Ieri ho cambiato quattro vestiti, uno per la scuola, gli altri tre me li ha gentilmente vomitati, quindi con vomito gentilmente offerto da Eleonora Marie. No. Ti sei sentita chiamare? Cuore di mamma. Che altro vi posso dire? Non lo so. Boh. Ora vediamo un po'. Ah, ti sei svegliata. Facciamo un po' di cambi, pappa, eccetera. Poi ci sistemiamo di là con l'aria condizionata. E quindi dai, ci vediamo dopo e boh, di qualcosa parleremo. Se no, chiacchiereremo così di qualcosa. Qualcosa di cui parlare, tanto lo sapete. Il merlo parlante lo trova. A dopo. Qualcuno si è svegliato. Amore. Amore. Siamo ancora un po' bollite.
Buongiorno. Buongiorno. Mi sei tu quella? Uno, due, 3 anni fa, non lo so, sempre di H&M. Che ora però come cambio nella borsa del passeggino, è quindi uguale. Colori un po' forti, ma mi piace lo stesso moltissimo. Io non amo il lilla, non ho mai amato particolarmente il lilla, ma è delizioso. Ah, un altro che mi piace moltissimo è questo, sempre zero stiratura, ma tanto, cioè, non voglio dire, non dura. Sempre con la foderina sotto, queste righe così. È impossibile che io ve li possa far vedere tutti, Oddio, un'altra cosa deliziosa. Si è un po' girata. È questa piccola salopette. Ma com'è carina! Con la magliettina rosa sotto. E mi è piaciuta moltissimo anche questa. Questa tutina jumper suit, così, con i pantaloncini e questi cordini. Mi è piaciuto un sacco. Da Chiavì hanno un sacco di cose simili. Tante. Cioè, da Chiavì non si può entrare perché è veramente molto più di H&M, perché hanno anche cose per neonati. H&M parte dalla taglia 68, quindi è un pochino più difficile, mentre Chiavì parte proprio dalla 0. Poi ci sono anche tutta una collezione di pagliaccetti che sono bellissimi, quindi tovagliette. Un altro che mi piace un sacco è questo. Ecco, ho scoperto che non mi piacciono le gonne, mi piacciono i vestiti, mi piacciono i pantaloncini, li preferisco più corti, i pantaloncini che arrivano verso il ginocchio meno, però insomma, non mi piacciono le gonne non lo so, su una neonata così poi salgono, non rendono. Guardate questo. In extenso, non so se sia di OVS, boh. Guardate, è vagamente eccessivo, meraviglioso, ma in più questo abbinato. Aspettate, no, questa la devo trovare però, che diamine. Ah, la zia di Francesco ci ha regalato questo che le devo ancora mettere, questo pagliaccetto in cotone, però è di quelli fatti a mano, no? Cioè, è artigianale, è pesante, quindi questo giorni d'ondata di calore no, eviterei. Cos'è che volevo farvi vedere? Mannaggia a me, mannaggia. Giuro che dopo faccio una pausa e cerco quello che devo cercare e ve lo faccio vedere, perché questo ha le mutandine abbinate e anche il cappellino, se non ricordo male. Poi un evergreen, le angurie. Un pagliaccetto evergreen. Amore, tieni coccola. Hai perso i tuoi giochini. Poi vestitini, altre angurie, fiorellini. Poi che vi posso far vedere? Un po' di rosa, un po' di fucsia. Sto scegliendo giusto quelli un po' più. Questo non gliel'ho ancora messo. Oh, sembra una scolaretta. Ah, ma questo, visto che ce li ho sotto, mi pare uguale, sì. Questo più che cioè è un vestitino, io metterò la mutanda perché questi sono veramente pesanti. Ma i pantaloncini abbinati. E poi che altro? Questo che non le ho ancora messo. Oh, questo mi piace un sacco. Mi sa di vacanza. Ah, è Venezia, infatti. Sa di vacanza in Italia. Vabbè, cioè, ho veramente di tutto, quindi è inutile che stia qui. Cioè, metà non glieli ho ancora messi. Allora, ho trovato la mutandina che va qua sotto e poi dopo cercherò anche il cappellino. Poi abbiamo anche scarpine in dotazione, che però, cioè, le scarpine
ditemi che non le volete anche voi. Io sì. Le scarpine neonati purtroppo non durano e comunque non stanno. È impossibile mettergliele anche se azzecchi il numero. Io ho numeri diversi. Queste. Ma purtroppo non. Non stanno, cioè non stanno ferme, per cui. E vabbè, e poi c'è questa che è bellissima. È veramente bellissima. E vabbè, quindi magliette, 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 pantaloncini, pantaloncini. Ah, un'altra cosa che mi piace un sacco, dopo che vi ho fatto vedere questa, questo caduto a pendino, quest'altro genere di tutina così, quella un po' più pesantina, questa. È leggerissima. Ah, sempre di questa marca Lausanne, che io non so dove si venda. Ed è quest'altra, ma leggera, vedete com'è leggera, proprio freschissima, c'ha anche le tasche. Ed è questa tutina qua, che è comodissima, infatti questa la lavo e gliela metto un sacco di volte. Mi piace anche questa. Tutto, è un pezzo unico e questo sì, io all'inizio la vedevo così, invece è così, perché è come se avesse un finto pantaloncino. E poi anche questo mi piace un sacco. Questo è il vestito che le ho messo per il suo primo vaccino. Bellissimo. Righe, arricciature, jeans. Bellissimissimo. Che altro? Vediamo se. Vabbè, vi ho fatto vedere. Questo per me è too much. Glitter è troppo fucsia. No, per me è too much. E va bene, va bene. Ah, c'è anche questo. Anche questo mi riporta alla mia infanzia. Ma devono essere i colori. Questi colori pastello così devono essere questi. Poi, ah, guardate anche questo, quanto è carino. Righine rosa traforato con le spalline all'uncinetto. E vabbè, vi faccio vedere i costumi che ho preso. I costumi li ho comprati io e ho preso la mutandina da Kiabi con il volant nel culetto. Io ho comprato 6 mesi perché 8 kg, 63-69 cm è giusto per. Tanto sarà luglio, agosto non so quanto, ma massimo agosto, quindi. E poi li ho preso questi. Allora, uno l'ho preso da Kiabi e uno da H&M. Perché sono incastrati? Non lo so. Questo l'ho preso da H&M qualche mese fa, appena l'ho visto, cioè. E Kiabi ne ha uno quasi uguale, che costa pure meno. Cioè. La meraviglia, va bene? E poi questo così un po'. Per snellire e l'intero lo preferisco e le mutandine meno. I due pezzi non se ne parla per i bambini piccoli. Sulle bambine piccole mi fanno orrore i due pezzi. È orrore, esagerata, non mi piacciono. E questo con Minnie, nero un po' così, sempre con i bolon nel culetto. Va bene. Che altro? Ah, questa ve la faccio vedere giusto per. Lo trovate in saldo a 7,99. Ed è un 74 cm per l'autunno. Guardate. Cioè, queste sono proprio le cose che metterei io. Va bene, va bene. Allora, si sta arrabbiando perché sta giocando con. Ups. Con il guanto, meno male che grazie a questi giochini si fa quei minutini. Ora vabbè, 20 minuti è proprio grasso che cola, ma perché mi sente parlare? Bellina. Allora, vedo un po' se trovo quei pantaloncini che volevo farvi vedere. Quindi, se il video continua, vi farò vedere quello. Se no, vi saluto qua e ci vediamo. Spero domani. Ciao.
Allora, li ho trovati. Intanto, poverina Eleonora è sudatissima a stare là dentro. Purtroppo i rumori continuano, non ci posso fare niente. E adesso andiamo di là, l'asciugo, vedo se ricambiarla e ci accendiamo l'aria condizionata perché veramente non si può. E allora, volevo farvi vedere questi pantaloncini che sono meravigliosi. Con le stelline, comunque io tutto ciò che è bianco e blu non capisco più niente. Bianco, blu, rosso, io sono veramente vintage, quindi questi sono troppo carini. Intanto ho trovato anche altri cappellini. Manco ve lo dico, vero? Righe, pois, bianco, blu, rosso, così. Solo che questi li ho comprato io. Ah, questo forse, forse. Così lo alterniamo all'altro. Quindi li ho comprato pure io uno. Prima di vedere di avere tutti questi, questo per esempio non le va perché non so, è piatto. Sì, le va così, ma sembra pronta a prendere il tè con Jane Austen. E ho trovato il cappellino di cui vi parlavo prima, quindi completino, vestito, mutandina e cappellino. Mi sembra un po', insomma, per uscire, ecco, per un'occasione, però come ho deciso di metterle. Scusa, amore, mamma non è cosa, come diciamo noi a Cagliari. Ecco qua. Ma è piccino anche questo, sì. È una camicina carina. Camicina carina. E ho deciso di metterle tutto quello che ho almeno una volta, poi ovviamente i gusti prevalgono, quindi continui a mettere le cose che ti piacciono di più, è normale, però tutto va messo almeno una volta. Quindi il mio scopo di oggi è quello di riordinare tutta la parte di sopra. Era riordinato, era tutto diviso in pantaloncini e gonnelline, magliette, cappellini, scarpine. Ma nell'ultimo mese lava, prendi, tira, fai sempre con lei in braccio, e quindi alla fine diventa un manicomio. Va bene, noi vi salutiamo. Ciao a tutti. A domani.